Mezz'ora al TG in collaborazione con Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola. Il dato pare essere questo: talento e merito spesso e soprattutto in Italia non contano. Abbiamo in collegamento però l'eccezione che fa la regola. Abbiamo Erminia Fiorentino, dottore di ricerca in psicologia cognitiva e neuroscienze presso l'Università di Edimburgo. Lei c'ha qualche parente all'interno dell'università? Assolutamente no, infatti credo di essere proprio un esempio proprio per questo, in quanto nella mia famiglia nessuno ha diciamo legami con la psicologia, né come paziente per fortuna, né come professione. Lei praticamente è la speranza di tantissimi giovani che intendono avviarsi in questo campo, questo bisogna dirlo. Una cosa particolarissima, perché lei ha fatto una ricerca e uno studio sulla memoria e sulle emozioni? Sì, esattamente. Quando parliamo di memoria, ovviamente parliamo di tanti aspetti della memoria, in quanto lo sappiamo che è un sistema multicomponenziale, quindi non esiste un solo tipo di memoria, ma c'è una memoria che riguarda il passato, una memoria che riguarda il futuro, e io anche come esempio per i giovani studio quella che è la memoria che guarda il futuro, quindi nel termine diciamo più tecnico il pensiero episodico futuro, e quindi come noi ci immaginiamo la nostra vita futura, visto che passiamo l'80% della giornata a farlo. Lei viene da poco lasciato Edimburgo, dove immagina di trascorrere la sua vita futura? Allora, io mi definisco un cervello in fuga verso casa, perché io mi sono formata sia al suo Orso Va Bene in Casa in termini di triennale e all'Università di Stirling, quindi sempre in Scozia, per quanto riguarda il master che ho ottenuto dopo la triennale. Ora sto ovviamente studiando / lavorando con l'Università sull'Orso Va Bene in Casa in collaborazione con l'Università di Edimburgo, quindi partirò a breve per Edimburgo e sicuramente i prossimi 3 anni della mia vita mi vedranno impegnata in questo progetto. Dopodiché credo di voler lavorare assolutamente bene nel campo della ricerca e il dipartimento che mi offrirà migliori opportunità e migliori mezzi per farlo ovviamente in eccellenza, quello sarà quello che mi vedrà appunto protagonista. Erminia, un ricercatore quanto costa e quanto guadagna? Dipende, assolutamente dipende. Al mio livello, quindi come dottoranda di ricerca, quindi un po' un ricercatore agli inizi, no? Sicuramente ha uno stipendio medio e io sono assolutamente contentissima perché a 25 anni sono economicamente indipendente e ho la possibilità di viaggiare e conoscere diversi dipartimenti, tra l'altro di eccellenza, perché l'Università di Edimburgo è riconosciuta a livello internazionale, e sono quindi assolutamente contentissima perché i sacrifici fatti mi hanno ripagato anche economicamente, non solo professionalmente dal punto di vista delle soddisfazioni. Grazie mille, Erminia ci ha dato una boccata di ossigeno. Saluto i miei ospiti in studio, Giuseppe Paolisso, rettore della SUN, Paola Villani, professore di letteratura italiana dell'Università sull'Orso Va Bene in Casa, Edoardo Maria Piccirilli, direttore dell'Academy School, la seconda università. Ci spiega precisamente la pratica clinica dove la svolgono? La pratica clinica i nostri studenti la svolgono o al Policlinico, che è diviso in due parti, una sede a Piazza Miraglia e una sede a Cappella Canciani. Questi sono gli studenti del corso di laurea di medicina di Napoli e quelli di odontoiatria. Poi il corso di laurea di Caserta invece svolge la pratica clinica all'interno dell'ospedale di Caserta. Quindi abbiamo, come dire, un pacchetto di posti letto sufficientemente abbondante per poter formare praticamente i nostri studenti. Io ho parlato di Parentopoli. Lei ha parlato di Parentopoli e ovviamente nell'immaginario collettivo questo si abbina a medicina. Mi domando perché non ci possono essere dei parenti a medicina come ci sono dei parenti tra i notai, parenti tra farmacisti, parenti tra magistrati. Non è il cognome che fa la Parentopoli. Parentopoli lo fa il percorso facilitato o meno. Allora, il concetto di Parentopoli è totalmente improprio.
Quello che va valutato è come si arriva a certi risultati. La Villani non mi sembra proprio d'accordo, però. No, io sono figlia d'arte, quindi sono la persona che meno può parlare, diciamo. Però sono perfettamente d'accordo, non capisco perché 3 generazioni di magistrati sono un vanto e 3 generazioni di professori universitari sono un'onta. E allora io sono cresciuta dovendomi vergognare, diciamo, di un cognome di cui invece vorrei non vergognarmi. E quindi anch'io sono perfettamente d'accordo sul metodo, sulla qualità. È uscita da poco la notizia di quei premi Nobel, marito e moglie, che hanno vinto. Ecco, pensavo in Italia non sarebbe potuto succedere. No, possibile. Allora dico, è forse un moralismo un po' strano, no? Insomma, badiamo al merito. Tra l'altro, se riusciamo a formare questi ragazzi, l'università funziona, diciamoci la verità. Sì. Ne stanno parlando tanto male, ma la verità è che è uno dei pochi, almeno di nicchia, che funziona, perché già la fuga dei cervelli significa che li formiamo bene. Perché se i nostri ragazzi. Teresa Villani, però bisogna dire anche un'altra cosa: quanto è importante l'estetica della struttura che li ospita, nel senso che credo che sia fondamentale, un po' come i ragazzi di Nisida, mi scusi il parallelo, sì, ma è così, se vanno e vivono in un luogo bellissimo, sicuramente andranno un po' più veloci. Io sono certa di questo. Oggi abbiamo accolto 700 ragazzi dalle scuole per l'Open Week e io ho detto proprio questo, una frase di Dostoevsky: la bellezza salverà il mondo. Non è solo un fatto estetico, è un fatto etico, perché educare al bello, e io sono felice perché io sono in un bene culturale, un po' sono un po' vecchia ormai, ma siamo un bene culturale. Che nasce come monastero. Sì, esatto. Ogni quindi, tanto si vede qualche spiritillo. Sì, e noi tanto fanno quei video un po' pirata, diciamo, esatto, che ci vogliono ancora ritrarre. Purtroppo non siamo dipendenti dal Vaticano, saremo un po' più sereni. Aggiungere una cosa, che sicuramente il bello facilita. Sì. Però oggi le graduatorie, perché diciamo una cosa, diciamola chiara, se c'è un mondo oggi che è valutato fino al capello, è il mondo universitario. Tutti gli altri mondi sono autoreferenziati. Sì. Il mondo universitario è supervalutato e abbiamo una serie di graduatorie. Queste graduatorie, il bello non ne fa parte. Fanno parte i prodotti, che possono essere i prodotti della didattica o i prodotti della ricerca. Conviene che però... Che è il core business, che è il core business dell'università. Cioè l'università vive per gli studenti e viene valutata in funzione di quello che è il prodotto finale, che è la qualità dello studente. Quindi lei sta parlando anche, per esempio, che non c'è bello perché non c'è sede, come dicevamo fuori onda, delle università telematiche. Vuol dire che se il progetto funziona, il programma c'è, e allora funzionano anche quelle. Le università telematiche sono università accettate dal Ministero, sono però, diciamo, hanno una parte di università. Nell'università telematica, a me non risulta, posso sbagliarmi, la ricerca. C'è la didattica, non c'è la didattica frontale, non c'è il rapporto uno a uno o one to one, come si dice in inglese. In tutte le università c'è la ricerca? Certamente sì. L'università... Voi avete la ricerca? Certo, anche noi abbiamo la ricerca. Io aggiungerei una cosa però. È vero in parte che il cognome spesso in effetti uno diciamo paga duolto lo scotto, tutto perché porta in effetti un cognome importante e che rappresenta la strada, insomma, un poco diciamo spianata. Però è vero che nell'università molto spesso si dà più importanza, diciamo, a un libro, e lei sa che un libro è opinabile la votazione. Se io guardo un libro posso dire che quel libro è fatto bene o, diciamo, è fatto male. E questo diventa autoreferenziale, perché molto spesso nei comitati scientifici ci sono amici degli amici, e questo in effetti crea, diciamo, parte, come le diceva prima, parentopoli, nepotismo, insomma... E via. La mia non è diciamo, non vuole essere una polemica, però la telematica, in parte è vero che magari diciamo, qualcuno può avere una critica, perché sa, rispetto alle università un poco tradizionali, ma che hanno creato questo, tipo questo, voglio usare un termine un po' anche forte, un po' una cupola. Logicamente. La cupola. Sì, perché molto spesso capita che per avere, diciamo, un'apertura di una piccola università c'è bisogno del parere del diciamo, direttore, e questo rappresenta una piccola, diciamo, cupola. Telematica sì, telematica no. Io credo nel rapporto personale, diciamo, per me si cresce non solo in saperi ma anche in saper essere. E credo nella presenza, credo fermamente, adesso anche l'America sta tornando indietro su questo, cioè, e quindi per me è fondamentale, e non, giustamente come diceva il rettore Paolisso,
sono comunque autorizzate, quindi non posso dire, però ecco, se dovessi consigliare a un figlio o a uno studente, io gli direi vivi, non solo, ma frequentala, cioè la frequenza a volte non è obbligatoria, io la consiglio vivamente, devono vivere in Ateneo, un po' come il campus di medicina, cioè dei campus, perché ti abituano comunque anche in tutte quelle cosiddette key competence, che sono le competenze, le soft skills, le competenze proprio di personalità, e ti aiuta a crescere anche in questo, a relazionarti, trasferire, confrontarti, cioè vivere l'università è bella, tutti noi che abbiamo fatto l'università abbiamo dei ricordi bellissimi, no, di quegli anni, ma perché perderseli? C'è da dire un'altra cosa, che bisogna differenziare il concetto dell'uso dello strumento dal concetto di università. La formazione a distanza, la telematica, è uno strumento nobile e che è il futuro della didattica, ma non può essere l'unico strumento di formazione, ed è questo che differenzia le altre università dalle telematiche. Le altre università hanno un pacchetto formativo in cui c'è la formazione a distanza, c'è la formazione di viso, di persona, c'è l'attività professionalizzante, cioè al letto dell'ammalato nel caso di medicina. Non si può essere formati solo attraverso una formazione da remoto, da computer. Domandina piccantina per lei. Non queste qua che abbiamo già fatto. No, questa è robuccia, questa non è nulla. Un policlinico così grande non è un tantinello, uno spreco? Cioè, quale policlinico intende, scusi? Secondo. Il policlinico, cioè, della Federico II stiamo parlando? Sì. Il policlinico della Federico II è nato negli anni 70. È figlio del ragionamento degli anni 70. A quel tempo era un policlinico assolutamente logico. Oggi i policlinici universitari hanno una nuova visione. Ovviamente, se ci raffrontiamo a quella che è la visione attuale, quel policlinico è esagerato, ma oggi non nel 1970. No, però siamo nel 2015. E però costruire un policlinico, e noi alla SUN lo sappiamo, non è una cosa banale. D'accordo, abbiamo in collegamento via Skype Franco Salvatore, fondatore e presidente del CEINGE, il centro di ricerca di ingegneria genetica più importante d'Italia, di biotecnologia avanzata. Avete abbondantemente festeggiato, parecchi anni, 10 anni? L'avete superato i 10 anni? Abbiamo festeggiato, come dice lei, buonasera a tutti. Buonasera. Ad aprile, a fine aprile, abbiamo fatto un convegno molto interessante a livello internazionale, in cui sono venuti a illustrare le loro ricerche, i loro contributi, un poco, se posso permettermi di dire, in omaggio al CEINGE, tutti i direttori dei principali istituzioni di ricerca italiani, alcuni anche stranieri. Presidente, bisogna dire ai nostri telespettatori, per chiarezza di informazione, che voi effettuate anche lo screening neonatale di oltre 40 malattie congenite del metabolismo, quindi fibrosi cistica, ma non solo questo. No, giusto per inquadrare con i nostri telespettatori di cosa trattiamo. Grazie. Noi, oltre a fare ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina in generale, e quindi soprattutto nel campo delle cosiddette life sciences, noi facciamo anche un servizio, mi permetta di dire con la S maiuscola, nei confronti dei cittadini della Regione Campania, con un protocollo d'intesa, una convenzione che abbiamo con la Regione Campania per quello che riguarda la diagnosi molecolare. Diagnosi molecolare significa diagnosi a livello del DNA e dell'RNA. Inoltre facciamo alcuni screening, come quello della fibrosi cistica, che un poco, se posso dire questa parola, vista che l'ha usata anche lei, festeggeremo il 9 aprile, nel senso che siamo arrivati a screenare tutti i neonati, che sono circa 60.000 della Regione Campania. Da questo screening il risultato qual è? Dunque, il risultato è quello che noi possiamo diagnosticare, cioè i clinici, per la verità, non noi personalmente, ma con cui lavoriamo insieme per fare questo screening, possiamo, nei primi giorni di vita, nei primi 2 mesi, se vogliamo essere prudenti, riusciamo a diagnosticare la fibrosi cistica. Questa fibrosi cistica è una delle malattie genetiche più comuni
e più in, purtroppo di una certa gravità, che però attraverso anche questo screening neonatale si è riusciti nel mondo a cercare di limitarne i danni. Per molti pazienti vengono anche dall'estero. Non per questa malattia, perché questi sono i neonati in regione Campania, eccetto quelli... Per il morbo di Parkinson, per la schizofrenia, o insomma parliamo di altre importantissime malattie. No, sicuramente abbiamo utenze dall'estero per particolari malattie che noi significhiamo. Però voglio tornare un momento, se me lo consente, dottoressa, allo screening metabolico delle 40-50 malattie, che ancora non è completo per tutta la regione Campania, ma che permette nei primissimi giorni di vita, cioè nei primi 4-5, per quei centri nascita che ci mandano i campioni, riusciamo a diagnosticare malattie che, se diagnosticate più tardi, porterebbero al ritardo mentale o casomai a dei disturbi metabolici talmente gravi che i bambini potrebbero anche morire subito. Invece sono salvati, diciamo, sono rare, sono malattie rare. Però... Le faccio la domanda del secolo, questo non si riesce a sapere quando il bimbo è ancora in pancia? Beh, la verità si potrebbe sapere, ma certamente è più invasiva la malattia ed è più difficile a scoprire, perché 40-50 malattie, diagnosticarle con le prenatali tutti insieme con una goccia di sangue, e non le possiamo scoprire. C'è in arrivo per voi una piattaforma di longevità e una risonanza magnetica per gli animali. Deliziosa questa cosa. Deliziosa. Grazie di questa parola, di questo aggettivo che lei gentilmente vuole usare. La risonanza magnetica è già installata, già abbiamo incominciato le prime prove e praticamente abbiamo avuto dei ritardi notevoli dovuti all'installazione, perché dal punto di vista strutturale prevede una serie di cose, ma diciamo alcuni esperimenti preliminari già ci dicono che funziona bene. Entro pochi mesi sarà a disposizione di tutta la comunità scientifica. Io la ringrazio di essere stato nostro ospite. A presto, rivederci e risentirci. La saluto. Grazie. Ritorniamo a noi. Il mediatore linguistico è il fratello dell'orientale, per intenderci? Non direi. No. Che, allora, chi è? Che fa e dove arriva? Per capirci. Allora, diciamo che noi, il nostro percorso di laurea, diciamo, è un percorso molto pratico, in effetti rivolto al mercato. Infatti noi abbiamo alcuni esami di diritto, dove all'orientale non ci sono. Okay. Abbiamo alcuni esami di, diciamo, che riguardano l'azienda, e poi abbiamo molti esami, diciamo, che riguardano in effetti le lingue. Il mediatore nostro è con il quale in effetti si interfaccia tra l'azienda, quindi il venditore, e in effetti gli operatori del mercato. Quindi è una data molto 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 pratica, rivolta al mercato. Assolutamente noi non ci vogliamo sostituire alla loro indagine, mancherebbe altro, insomma, noi siamo piccolini e vogliamo essere piccolini. Perciò io dico che il nostro mediatore si sposa bene in un'attività, diciamo, professionale, ecco, nelle aziende, nelle professioni, insomma, molto molto, ecco, al mercato, detto dal mercato. Invece, per chi poi volesse ovviamente continuare gli studi, perché noi abbiamo pure qualche nostro laureato che sta a Londra, sta facendo la magistrale, qualcun altro sta in effetti all'orientale. Certo. Però noi cerchiamo di essere un percorso diverso dall'orientale, è rivolto più alla lingua di tutti i giorni, a quelli quali magari pure per esempio negli ospedali. Oggi molti ospedali ospitano, diciamo, extra comunità che parlano francese, inglese. Lì per esempio hanno bisogno di un mediatore. Magari in effetti il medico conosce la lingua inglese, però per esempio l'infermiere... Volgarmente detto il traduttore? Un traduttore, esatto. Un traduttore, un interprete, insomma, uno che sa tradurre da tutti i soggetti. L'interprete è una persona che può sentire e tradurre. Il traduttore non ha bisogno del tempo, sente e traduce, che è una cosa un po' differente. È un problema cerebrale dovuto, diciamo, all'abitudine a pensare in lingua straniera. Benissimo. Ma voi siete collegati col Change? Certo che siamo collegati col Change. Che meraviglia. Io lo trovo straordinario, devo dire la verità. Credo noi abbiamo una convenzione col Change, anche noi facciamo una serie di analisi genetiche col Change. Il nome l'avete trovato? Il nome, sul nome ci stiamo ragionando. No, bisogna dirlo però ai telespettatori, perché oramai siamo quasi in conclusione, che c'è sta polemica lunghissima, infinita. Quando ce lo dà sto nome? Entro la fine di quest'anno. Oh, saremo i primi?
Su. Saremo i primi è una parola grossa. E questo è, saremo, lo saprete. No, no, io lo sto chiedendo pubblicamente. Saremo i primi? È difficile, dipende dal nostro ufficio stampa. Va bene. Ne parli con l'ufficio stampa. Mi attaccherò al collo. Esatto. Quanto spazio c'è nelle università in questo momento per i ragazzi, anche con tutte queste modifiche dalla Gelmini alla nuova? Secondo me moltissimo, mi dispiace dirlo, nel senso che rompo un... Allora, secondo me tantissimo, tantissimo, perché innanzitutto le università sono valutate per la qualità e quindi abbiamo bisogno di ricerca e di giovani ricercatori. Poi ci sono un sacco di progetti, adesso noi abbiamo immesso 20 dottorandi di ricerca, cioè 20 borse di dottorati di ricerca. Sono bellissimi, abbiamo fatto le prime lezioni del tronco comune ieri ed è bellissimo vedere che abbiamo quindi quelli precedenti più 20 attuali. Beh, credo che poi i giovani ricercatori, insomma, quindi sicuramente ci sono spazi per persone che valgono. Benissimo. Perché non ci posso permettere. Lei che ha una mente molto aperta per soprattutto il turismo, riusciremo a fare, come diceva Erminia prima, rientrare qui un po' di movimento? Verso casa, diciamo, a farli rientrare. Dobbiamo un po' capire chi siamo, perché noi non abbiamo ancora capito cosa siamo. Diciamo. Lei ha capito chi siamo? Chi siamo come campagna, dico. Noi chi siamo come campagna, io forse l'ho capito. Il problema è che... Non mi dica che lei se ne va, lontano dalla campagna. Io ho avuto già due volte la richiesta di andare. E non se n'è andato. Beh, se sto qua non me ne sono andato, non le vado a dire il motivo per cui non me ne sono andato, ovviamente, per rispetto delle università che mi hanno fatto la richiesta di trasferirmi. La domanda è per rimanere in questa campagna oppure perché è profondamente innamorato della sua professione? La domanda è, diciamo, perché non me ne sono andato? Allora, io ho avuto diverse possibilità. La prima possibilità l'ho avuta quando sono negli Stati Uniti. Come molte volte succede, mi è stata fatta la richiesta di rimanere negli Stati Uniti. Allora, io non ho mio padre medico, non ho una famiglia medica e quindi mi congratulo con la dottoressa, ma come me ci sono milioni di persone anche in Italia che non hanno bisogno dei cognomi per fare carriera. La fuga medica anziché all'estero ma qui in Campania, lei ci crede? La fuga medica che significa, scusi? Le menti eccelse che per trovare spazio devono andare via. Le menti eccelse ce ne sono molte, non trovano spazio perché noi abbiamo delle leggi che sono capestro per il sistema università. Se lei pensa che oggi con la legge Gelmini abbiamo la possibilità, dopo che uno studente si è laureato, ci mette 6 anni, poi si specializza, poi fa il dottorato di ricerca e sono altri 7-8 anni, arriviamo a 34 anni, va all'estero, poi torna e gli diciamo... Bene, sei perfetto, hai un posto a tempo determinato. Gli Stati Uniti arrivano e gli danno un contratto di 50.000 euro all'anno. Dottoressa, ma di che cosa stiamo parlando? Di nulla. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci, ci vediamo puntuali domani sera. Arrivederci. Mezz'ora al TG. Arrivederci da Istituto Banco di Napoli. Istituto Universitario della Mediazione Academy School. Hotel Romeo. Aldo Coppola.